risolto invece Cotani. Rientra anche per quanto riguarda Cantù Miralles dopo la botta all'anca. Miralles che non ha giocato nell'ultima partita di ULEB Cup vinta dalla squadra di Sacripanti, che però è fuori già dalla competizione ULEB anche per via dei problemi di infortunio che hanno tenuto Storuk lontano dai campi nella fase iniziale della Coppa ULEB. Attenzione al duello tra Miralles e i lunghi degli avversari, dicevamo, però il quintetto di partenza per Repescia e il quintetto leggero. Dall'altra parte c'è un giocatore che vedete in quadro in questo momento che mi sembra chiaramente il barometro per la Vertical Vision. Quando Storuk riesce a dare quello che ha dato nelle sue prime due stagioni italiane, Cantù gira a quattro cilindri. Well, lui è il giocatore totale, è il classico giocatore americano che magari non va bene per l'NBA, che non è specializzato in nessuna cosa particolare. Ma lui difende, prende il rimbalzo, fa qualche stoppata, schiaccia, tira da tre, sa tagliare, sa piazzare un blocco, è un giocatore veramente totale, mi fa pensare un po' a Russ Shane. La Monica Sabetani esine i tre arbitri della contesa, e a proposito di contesa, palla 2 tra Lorbeck e Miralles, che è stato scelto nella scorsa estate dai Miami Heat al secondo giro e potrebbe già a partire dalla prossima stagione andare a tenere compagnia a Shaq. La circolazione per il piazzato di Smolich, sbaglia, rimbalzo proprio per l'ex giocatore del Badalona e il primo pallone offensivo per Cantù finisce nelle mani di Shonta Rogers. Rogers lavora contro Bellinelli, che dovrà adattarsi alla particolarissima cilindrata fisica dell'ex giocatore di George Washington. Storo perso dalla difesa, il suo tiro da tre importante, sbagliato, rimbalzo lungo per Mancinelli che per la stazza di ruolo è un grande rimbalzista, fa in campo aperto, pennella con la sinistra. Attenzione a Mancio. Mancio coast to coast con la prima palla, veramente deciso lui. Mano la chiamata per Rogers, doppio pick and roll alto, attacca Storuk con molta presenza, si butta dentro e va a bersaglio. Storuk che è tornato anche realizzatore dopo un periodo di grandi difficoltà legate anche, come detto, ai problemi fisici. Bellinelli per Smolich, ricezione un po' complessa, la palla torna nelle mani di Bellinelli, posizione di Lorbeck, Storuk lo tiene lontano, taglio di Mancinelli, classica situazione tattica per Repescia, la ricezione del lungo per preparare il taglio dell'esterno. Veramente fatto bene, anche il buon servizio proprio all'inizio del gioco da Bellinelli, che nel ruolo di playmaker se la sta cavando abbastanza bene, ma lì soprattutto per difesa contro Shonta Rogers. Grande anticipo di Mancinelli su Morandé, Morandé tocca, non riesce a controllare, infrazione di ritorno nella zona di metà campo per la Vertical Vision, mettere pressione sulle uscite di Kaukenas e Morandé è quello che deve fare Mancinelli nei momenti liberi che gli lascia la difesa. Guardate che cosa vi fa. Fortitudo, pieni di buoni atleti, guarda Mancinelli, che Binelli, Bellinelli, che atleti che sono, e anche Douglas, se fai un errore loro ci sono. Ricezione in punta proprio per Mancinelli, che lavora per l'uscita di Douglas, palla nei tempi e nei modi giusti, il tiro è sbagliato, Storuk esagera ma trova Kaukenas che schiaccia per terra per Miralles, serie di passaggi molto difficili da controllare, ce la fa però anche Miralles. Storuk arriva e Morandé tira prendendo un po' tutti in contropiede, compagni compresi, si butta sulla palla Storuk, ancora Mancinelli che sta giganteggiando a controllare il pallone e Bellinelli gli cede anche il compito di attaccare immediatamente, linea di fondo di Mancinelli che manda per aria un pallone dolcissimo, deviato poi con successo in tapping da parte di Ruben Douglas. Kaukenas ancora a prendere il contropiede gli avversari, canestro di Cantù, da Cantù, da Cantù, proprio il contropiede come ai tempi di Marzorati e Recocati quando giocavano, proprio non perdonano niente, se tu non rientri in difesa ti stangherò. Attacca Bellinelli, vuole giocare sul blocco di Smolich e poi vuole attaccare Rogers, ovviamente in post basso, riapre per Mancinelli, piazzato da tre, sbagliato, deviazione da parte di Storuk e pallone controllato da Miralles che lavora bene al rimbalzo difensivo. Prima mio che sta facendo molto gioco in questo inizio, il palleggio di Shonta Rogers, l'arresto, il tiro concesso secondo me colpevolmente dalla difesa, lo sbaglia per Rogers, fascia centrale per Douglas fino in fondo, si protegge bene dall'arrivo di Miralles. Altri due per Ruben Douglas. Well, vedo la fortitudo con la faccia che aveva all'inizio del campionato, contropiedi, niente complesso, niente paura di fare un errore, proprio gioco a 28 metri per 15, niente da dire, è pressing. Pressing che viene letto con un po' di ritardo dalla Vertical Vision. Storuk deve essere una parte importantissima dell'attacco al pressing, infatti scambia con Morandé che attacca dal palleggio, porta Mancinelli dall'altra parte dove vuole portarlo e poi inizia la manovra, ma adesso sono già
passati tanti secondi, siamo agli ultimi 10 dell'azione per la Vertical Vision. Miralles che attacca Lorbeck che resiste, palla che viene ributtata fuori in qualche modo da centrocampo. Rogers dovrà inventare, finta di La Monica per il fallo di Bellinelli. Rogers se l'è cavata, ma tatticamente in questo momento il ritmo lo fa la Clima Mio, ma fa la Clima Mio a tutto capo qui Rogers al limite dello sfondamento. Lì infatti i tifosi e le panchine forti tutto protestano, però la piccolezza di Rogers gli ha dato un vantaggio lì. E chiaramente in quelle situazioni è veramente un cliente difficilissimo per tanti. Il blocco cieco di Carpenas si apre per ricevere, attacca con molta decisione, porta a casa il fallo che lo manderà in onetta per due tiri liberi. Attenzione a Rimantas Kaukenas che ha delle posizioni nelle graduatorie statistiche della Serie A team molto interessanti. La combinazione più interessante mi sembra, mentre i tiri liberi non ci sono, primo nei falli subiti e secondo per quello che riguarda la percentuale di conversione dei liberi, mortifero. Micidiale, proprio come il suo Machauskas, il suo connazionale. Gran palla alzata da Storuk per la deviazione volante dell'Aliup. Albert Miralles, direi che la Vertical Vision non ha perso fiducia. Ci sono problemi di marcatura, c'è proprio Lorbeck non riesce a tenere Miralles e proprio l'altro capo Morandei non riesce a controllare Mancinelli. Schiaccia per terra Douglas per Smodic, il perno di Smodic, il tiro forzato, la palla che gira sul ferro, il rimbalzo è preda di Miralles già dall'altra parte per Morandei. Storuk ancora a fare praticamente il playmaker mascherato della squadra, palla in punta per Kaukenas vuole spazio per attaccare con il doppio pick and roll. Attenzione al lavoro di Douglas che deve essere aggressivo e passare sopra, e quello che riesce a fare, arriva il lavoro di Lorbeck che recupera su Storuk. Funziona molto bene la difesa della Clima Mio su questa situazione fondamentale, tanto è vero che la Vertical Vision deve tirare da centrocampo in emergenza con Storuk. Buone difese e fortitudo, ma troppo lavoro da parte Cantù cercando la perfezione anziché quella che c'era. Qui la palla alzata da Storuk con gran dolcezza, poi ci vogliono i piedi di Miralles che non è secondo me un saltatore stratosferico, buono ma non stratosferico, ma a piedi di grande velocità, di grande reattività. Appena toccano il terreno lo mandano per aria, qui l'intercetto di Morandei che invece è un saltatore tremendo, ma va a commettere un'infrazione di passi veramente puerile. La schiacciata non va a referto, questo è un brutto errore per i francesi. Brutto errore, quindi ha fatto 1, 2, 3 e quindi più lampante di così non esiste. E non può neanche accampare a scusa una milizia nella NBA, ha giocato in America ma all'Università Colorado. L'NBA potrebbe essere nel suo futuro, ma non è stata nel suo passato, a parte un po' di Summer League, quindi non può certo aver maturato lì una cattiva abitudine a tentare dei quarti tempi. Post passo per Lorbeck, attacca Miralles, subisce il fallo. Questa è un'azione importante per Erasen Lorbeck, attaccare Miralles in quella situazione è molto molto importante. Importante perché Miralles è disposto a far falli solamente uno finora. Douglas dalla media distanza, bersaglio, riparte immediatamente Cantù, questo è il terzo tempo ed è una schiacciata ancora più bella di quella precedente. Un canestro di Kaukenas, un canestro di Morandei, con la difesa della Fortitudo che non aveva neppure cominciato a rientrare. La cosa più difficile in basket è segnare un contropiede dopo un canestro subito. E qui Kaukenas mette un'altra schiacciata, due schiacciate in fila per la Vertical Vision, 6 punti di contropiede più che primario, come non siamo abituati a vedere sui 10 di Cantù. Esatto, e questo è tutto per l'assenza del playmaker, infatti Vujinic si prepara quasi un altro Flavio. Kaukenas cerca troppo la palla, perde Douglas che prende il tiro, lo sbaglia, posizione interna per Smodic, spazza via Storuk che va a bersaglio con il rimbalzo d'attacco, ma la Vertical Vision continua a rispondere colpo su colpo alla buona partenza quasi lanciata direi della squadra di Repescia, che rinuncia in avvio a Vujinic, non ritenuto nella miglior forma dal suo allenatore. Palla dentro per Kaukenas, si appoggia al tabellone, tiro morbidissimo, Rimantas Kaukenas. Lui ha una mano, hai detto tu, di una dolcezza, di una morbidezza veramente incredibile, sotto pressione, svitandosi, appoggiato al tabellone dentro. Il ribaltamento per Mancinelli, palla schiacciata per terra per Smodic, attacca dal palleggio Storuk, poi trova il taglio di Mancinelli. Ancora un'azione come quella che avevamo visto all'inizio in precedenza, poi sulla palla vagante Miralles per un'altra schiacciata a difesa non schierata. Qui anche un po' di sfortuna per la Clima Mio con Douglas che ha preso una botta e non ha potuto essere della partita, però con Cantù
o sei sempre al massimo della tua attenzione o piovono, grandinano, schiacciate. Esattamente, loro a parte dei tiri da tre fanno anche le schiacciate, perché fanno sempre sempre comunque in contropiede. Dalla panchina della Fortitudo escono due aspiranti giocatori, tale Vujanić Miloš e Basile Gianluca. Non male la ricchezza di Repeš, palla schiacciata per terra di Vujanić per Smodic, sbaglia Smodic, segue il rimbalzo d'attacco e poi va a prendere la palla sulla testa di Siniša Kelečević. A proposito di testa, c'è qualche problema per Douglas, avete visto il suo taglio, è quello che ha originato quest'altra situazione di campo aperto con Albert Miralles. Ma veramente se devo parlare di Smodic, secondo Flavio è diventato lui il leone di Piazza Azzurrita, proprio anche a Biel è stato lui con 7 punti in fila a veramente sistemare la cosa per la Fortitudo, e guarda come ha lottato per questo rimbalzo, 2-3 volte saltata, diventato veramente un giocatore di grandissima sostanza. Smodic in unetta, 3-18 per il primo mini intervallo. Pietro Colnago su Ruben Douglas. Sì, si è aperta un taglio sotto l'occhio destro per Ruben Douglas, c'è il massaggiatore Abele e il dottore che stanno cercando di rimediare al cuore, ci vorranno dei punti. Il palleggio per Shota Rogers, serie di blocchi per Kaukenas, gran movimento di Kaukenas, che tecnica per il lituano da Seton Hall che continua a giocare una pallacanestro celestiale, ha fatto un po' di fatica quasi esclusivamente nella partita d'avvio proprio contro la Team Amico, 2 punti segnati in 17 minuti, da lì in poi è stato un'autentica macchina di pallacanestro, qui segue Basile e lo fa anche molto bene, muove il blocco Smodic, commette un brutto errore, si arrabbia Basile, perde un ritmo la Fortitudo, le proteste di Yasmin Repeš. Repeš ovviamente se veramente Smodic ha perfezionato il blocco, perfezionare vuol dire se si è spostato un millimetro per avere un angolo migliore, non si può fare, deve stare fermo. Palleggio di Rogers, ricezione per Miralles, Rogers addirittura da bloccante, Miralles riapre per Kaukenas, salta la difesa della Prima Mio, Kelečević è molto più veloce di tutti, tocca Miralles, ancora Kaukenas con grande presenza, fallo di Rančić, proteste dalla panchina e dal pubblico, ma c'è una legge, qui intanto vediamo il momento dell'infortunio di Douglas, la squadra più reattiva vince le partite e vince i duelli arbitrali. Assolutamente, gli arbitri favoriscono quello più rapido, il giocatore più rapido, la squadra più aggressiva, sempre. Ok. 2 minuti 34 secondi per chiudere il primo quarto, abbiamo già visto parecchio, soprattutto in termini di divertimento, tante situazioni di campo aperto e tante situazioni che si sono chiuse con un tiro spettacolare, questo è il più spettacolare di tutti, ha coinvolto Stonrook e Miralles. Guarandé ha fatto un quarto tempo e un terzo tempo in cui ha messo in evidenza le sue doti atletiche, si è esibito alla schiacciata anche Rimantas Kaukenas, no, non è lo Star Weekend, è Clima Mio Vertical Vision. Guarda Flavio, io mi devo correggere, io avevo pensato a questa partita, due squadre in periodo di mini flessione, sarebbe stata una brutta partita nervosa, invece no, sembra due squadre in piena salute, in piena forma, non una partita nervosa, una partita spettacolare finora, quindi sono due squadre che hanno ripreso il filo del discorso proprio oggi. E sono due squadre che normalmente si fondano sul tiro da tre, stanno tirando non tantissimo e soprattutto malissimo da tre finora, 0 su 4 Clima Mio, 1 su 5 Vertical Vision, ma Cantù 7 tiri da 2 e 7 canestro. Ah, ma guarda, il tiro da 2 è la segreta della pallacanestro, anche se la gente non ci crede. Il palleggio di Shota Rogers, la ricezione per Morandé, la partenza UCLA, attenzione al ricciolo di Kaukenas, lavora bene Basile cercando di tenerlo lontano dall'area, poi il palleggio di Rogers, ancora Kaukenas che attacca Basile, l'arresto e lo scarico all'ultimo momento per Shota Rogers, Rogers contro Vujanić che deve rimanere incollato a Rogers, Rogers non ha altre possibilità, rischia il fallo in attacco, no, commette il fallo in attacco, sì. Io credo che Rogers in quella situazione o tira da tre o è cestisticamente morto e Vujanić ha riconosciuto la situazione. Esattamente, Vujanić ha usato la sua altezza e Vujanić è rimasto a terra, non ha avvocato nessuna finta, buona rotazione dalla parte di Sacripante che dà riposo a Miralles a mettere dentro campo Shonis che lei ci fece in campo, quindi lui vuole tenere gente fresca, non abbiamo visto né Jones né Pisa. Doppio piccherò l'alto, attacca Vujanić, salta anche Stonrook, arriva dove vuole arrivare, scarica per Martin Rančić, Vujanić è leggermente
stimolato dalla partenza sulla panchina scelta per lui da Repescia, doppio piccarolato anche dall'altra parte, poi scendono i lunghi, l'uscita di Kaukena su cui lavora ancora molto bene con grande concentrazione Basile, linea di fondo il lituano, riapre per Morandé, centro dell'area per il figlio del Guadalupe, non salta Mancinelli sulla finta di Kaukena, gran difesa di Mancio e il rimbalzo è controllato da Fodic che apre per Vujanic, cerca la palla Kaukena, non la trova, non c'è infrazione di passi, riapre Vujanic per Basile, dentro, splendido per Mattias Smolic. Bellissima azione, stiamo vedendo un basket veramente spettacolare, non mi aspettavo questa e sono felice di aver sbagliato. Che Lecce vince, allontano da canestro, blocco di Storuk, uscita per Kaukenas, altro blocco per Morandé, tre punti, parità a 20, che partita! Bellissima partita, non potevamo chiedere il meglio Flavio, veramente due bellissime squadre giocando al vertice delle loro possibilità. Rancic per Vujanic in ritardo, Rogers, ma Vujanic sbaglia in maniera abbastanza inopinata, poi Kaukenas in spaccata, addirittura controlla il rimbalzo, riparte Morandé, campo aperto, recupera lentamente Smolic, tiro di Morandé che c'entra pochino, il recupero per la Clima Mio, Morandé prendere o lasciare, atleta fuori dal mondo, giocatore con istinti cestistici anche notevoli, ogni tanto però qualche errore come noi, occasione dei passi, rivedibile, sbaglia Smolic, non c'è fischio arbitrale, sbaglia Rancic, sbaglia Mancinelli a rimbalzo, si salva letteralmente la vertical vision, riparte Shota Rogers che perde malamente il pallone, Basile per Smolic che questa volta mette dentro al canestro la palla e Morandé, tutto in un pacchetto unico, tiro libero supplementare in arrivo per lui. Ah, veramente guarda Smolic qui che nonostante il contatto fisico schiaccia, Mancinelli esce, Beninelli rientra, Blizzard rientra per un altro tiratore da tre per Cantù, Smolic è diventato davvero proprio un leone, cioè non era questo tipo di giocatore ma grandissimi miglioramenti in questi anni con lui. Douglas malmesso apparentemente, sentiamo quanto malmesso da Pietro. Sì Flavio, messo molto male da un punto di vista proprio fisico, ha preso una botta sotto l'occhio, la ferita si è aperta moltissimo, gli stanno mettendo i cerotti speciali per chiudere la ferita, però è anche gonfio, tutto sotto l'occhio, è difficile che possa giocare ancora. Per quanto riguarda Repescia ha detto i suoi, cambio sul tiratore quando esce dal blocco in ritardo. Il palleggio per Kaukenas, blocco di Kelecevic, ecco la situazione di cambio accettata da Martin Rancic, Kaukenas cortissimo dall'arresto, Kelecevic prova a tenere in campo, la palla colpita la struttura è della Clima Mio, Kaukenas questa volta un po' esagerato, la palla canestro da vertical vision è fatta più di circolazione probabilmente che di isolamenti, anche se questa è una situazione particolare, c'è anche Blizzard che va a pressare la rimessa di Bellinelli, ricezione per Basile, attenzione a Basile, uomo dell'ultimo tiro se ce n'è uno, rinuncia per Rancic che tira oltre il tempo utile, canestro che non viene convalidato, direi che non ci sono particolari dubbi per quello che riguarda la conclusione di Martin Rancic e infatti possiamo vedere sulla nostra lavagna la palla nelle mani di Martin Rancic e il quadruplo zero sul cronometro. No, non ci sono dubbi, non è valido. Lui si stava caricando quando sono andato la sirena, quindi non è valido, però primo quarto Flavio 23-20, punteggio alto, bel gioco, punteggio alto, 9 punti di uno Smolic scatenato, 6 di Mancinelli e Douglas da una parte, dall'altra 9 di Rimantas Kaukenas e 5 di Michel Morandé. Peterson con il contributo di Pietro Colnago, vertical vision a gran velocità anche a costo di 6 palle perse, teoricamente doveva essere una squadra in scarsa salute come purtroppo Ruben Douglas vedete in questo momento, alla faccia della scarsa salute e alla faccia della scarsa brillantezza della Clima Mio. Esattamente, Ruben Douglas però quando si prende una botta proprio lì non riesce più a vedere bene, chiude l'occhio. Il palleggio per Blizzard sulla finta di Krejcevic, salta colpevolmente Rancic, costringe all'aiuto un compagno che poi viene graziato dall'errore di Kaukenas. Kaukenas pressa troppo a metà campo, viene superato dal pallone Bellinelli su cui recupera Storuk, poi il passaggio su cui Vujanic deve compiere un mezzo miracolo per ricevere, palla nelle mani di Basile, marcatura davanti di Blizzard su Smolic dopo che è rientrata in maniera un po' complessa la vertical vision. Krejcevic cerca il pallone bucato da Rancic che cerca Smolic, un passaggio di troppo per la Clima Mio che non ha attaccato, due mismatch enormi, Storuk su un piccolo e per converso Blizzard su un lungo, risultato palla persa. Esattamente, tutti e cinque hanno toccato la palla ma questa volta non è valsa la legge.
ricezione per Stonrook, poi che Lecce vince al centro dell'area contro Basile. Questo è il modo di attaccare un mismatch, ovvero sia uno squilibrio di marcatura. Basile si arrabbia con i compagni. Basile, che anche a Biello, uscendo dalla panchina, ha fatto un po' fatica. Esattamente, non è in pieno saluti adesso. Lo scarico per Bellinelli, l'arresto e tiro, ne nasce un cross e una palla che è della Vertical Vision, pronti a entrare da una parte Phil Jones e dall'altra Ruben Douglas. Pietro Connago dunque ci riprova Douglas. Eh sì Flavio, Douglas ci riprova, Repescia gli ha chiesto ce la fai, lui ovviamente ha detto sì sì sì, posso tentare di giocare. Per quanto riguarda invece Sacripanti, vuole la conduzione del contropiede laterale e soprattutto in difesa, ci saranno dei cambi di difesa, dalla uomo alla zona e viceversa. Phil Jones schiaccia per terra per Kelecevic, fuori la palla per Rogers, piccherò l'alto tra i due, Rogers riapre per Storuk in ritardo, Smodish che secondo me deve ruotare più velocemente, il tiro sbagliato, il rimbalzo per Rancic, l'apertura per Vujanic a ridosso degli ultimi 8 minuti del primo tempo. Vujanic si sposta in palleggio, attacca, scelta Rogers, riapre per Smodish, un'altra schiacciata ed è già doppia cifra per Mattias Smodish. Well, pericolo pubblico numero uno per Cantù, Mattias Smodish, per lui onnipresente e non ha neanche cominciato a sparare da tre, che è capacissimo lui da fare. Storuk a ricevere il prolungamento della linea di tiro libero, anticipo di Basile, riceve comunque Phil Jones, ancora Storuk dentro per Kelecevic, morbida conclusione dell'ex triestino, ma il tiro è sbagliato, altro rimbalzo per Smodish, che partita per Mattias, 11 punti, 4 rimbalzi, un recupero e un assist finora inattivo per il giocatore con la miglior valutazione al minuto del nostro campionato. Palleggia Vujanic, incrocia con Ruben Douglas, uscita per Basile, ci sarebbe Rancic da servire, ancora il cambio di emergenza accettato da Storuk. Basile deve forzare la Vertical Vision, vince questa battaglia difensiva lavorando molto ma molto bene. Fascia centrale per Rogers, poi Phil Jones con la finta, parte davanti a Basile, Jones rimane accoppiato con Mattias Smodish, ancora Stonrook per Blizzard, sulla finta va per aria Douglas senza gran motivo, costringe ancora il mismatch Basile che commette fallo ai danni di Kelecevic, poi se la prende con Anesin, però il problema è da una parte la Vertical Vision inchioda sui mismatch gli avversari, il viceversa non succede. Fanno tanti blocchi in area 3 secondi, Flavio, un piccolo che blocca per un lungo, viceversa se c'è un cambio, ovviamente abbiamo un piccolo che marca un lungo che marca un piccolo, classico mismatch, marcatura diciamo squilibrata. E andiamo a vedere proprio con l'aiuto della nostra lavagna una situazione di mismatch, una situazione in cui qui vedete c'è un piccolo, ovvero sia Phil Jones, che marca un piccolo che è Basile, e poi c'è un lungo che è Storuk che marca un lungo che è Rancic. Situazione di blocco, Basile finta di andare sulla linea di fondo e poi lascia lì Phil Jones. In questo momento Phil Jones rischia di essere battuto. Quello che non vuole concedere Sacripanti è questa uscita per Basile, che tira, mette palla per terra, eccetera, eccetera. Allora cambio di emergenza da parte di questo giocatore, ovvero sia di Storuk. Il cambio nega a Basile una ricezione per fare qualcosa, ma ovviamente lascia una situazione di mismatch. Adesso abbiamo il lungo contro il piccolo e in post basso il piccolo contro il lungo. Quello che dovrebbe fare la Fortitudo è lavorare in maniera più attiva o per penetrare con Basile oppure per cercare qua dentro il lungo contro il piccolo. Non è quello che succede, scadono anche i 24 secondi, ne esce un brutto tiro, la guerra parziale, meglio la battaglia, è vinta in questo caso da Sacripanti. Assolutamente, Cantù proprio ha fatto il cambio e fatto il rischio e è stato anche premiato. La rimessa di Jones per Sean Storuk, ultimi 7 minuti del primo tempo, palleggio per Rogers, poi Blizzard dalla punta, Rogers va nell'angolo portandosi via Vujanic, attacca Blizzard, riapre per Kelecevic, ancora Blizzard, taglio di Storuk, non riceve, la palla schizza nelle mani di Jones, palla nell'angolo per Rogers, Rogers la salva malamente direttamente nelle mani di Lorbeck. Pessimo primo tempo finora per il piccolo grande uomo di Cantù. Storuk ancora a lavorare bene a rimbalzo, apertura per lo stesso Rogers, la palla stavolta per Blizzard, c'è Kelecevic davanti a tutti nell'angolo da tre a bersaglio Phil Jones. Quella pareggiata la partita se non sbaglio, Phil Jones 25 pari, buon movimento da palla Cantù e anche Morandesi proprio di nuovo sul punk dei cambi.
25 con 4 su 5 da 3 nella gara di andata per Phil Jones, a dir poco decisivo il neozelandese in quel del Pianella. Vujanic per Rancic, attacca Storuk, ottimo lavoro di Sean. Vediamo il fischio di Nesin che va contro Storuk, fischio che in America verrebbe definito late whistle, ovvero sia un po' in ritardo. È un po', molto in ritardo. Comunque io sto aspettando per Cantù, Flavio, avrei tre micidiali tiratori in campo e Sean Rogers fuori. Sean Rogers oggi non è proprio, ecco qui. Qui vediamo Rancic che cerca di fare qualcosa, la palla viene strappata. Onestamente non so se sia fallo di Rancic, ma sono abbastanza sicuro che non sia fallo di Storm. No, è un gioco da lasciare andare, dove finisce la palla, finisce la palla. Anche perché andava secondo me premiata abbastanza la tenuta tecnica di Storuk, che è giocatore prezioso proprio per quella sua capacità, l'abbiamo vista anche con la Lavagna, di essere molto a suo agio anche negli accoppiamenti con gli esterni, figuriamoci quando è lungo contro lungo. Lui è uno dei pochi giocatori lunghi capace di cambiare su un Basile, un Vojinic, anche un Pozzecco e non fare brutte figure. Tiri liberi per Martin Rancic, Rancic in doppia cifra in 6 delle prime 8 partite con la maglia della Clima Mio, poi ha lasciato da questo punto di vista per 4 gare consecutive, adesso in risalita 3 delle ultime 5 gare in doppia cifra per questo giocatore che ai liberi viaggia con il 71% scarso in Serie A ma con quasi l'83% in Eurolega, un torneo in cui però fatica, tanto è vero che tira con il 40% dal campo rispetto al 57 del campionato italiano. Morandé in possesso di palla, la mette per terra, ribalta per Brad Blizzard, ultimi 6 minuti del primo tempo, dentro per Kelechevich, backdoor per Jones che non si materializza, allora pick and roll, Blizzard tiratore mostruoso, sbaglia, Douglas salta a rimbalzo, tocca nelle mani di Basile che apre per Miloš Vujanic, arriva Lorbeck, arriva anche Basile per ultimo, c'è Rancic sul lato debole, non riceve, Vujanic vuole tornare in mezzo e attaccare la difesa schierata con lo schema, Lorbeck per Douglas, ultimi 10 secondi dell'azione, altri blocchi, altra uscita per Basile, fallo questa volta della difesa della Vertical Vision, Basile fino a questo punto un tiro, 0 punti, non è certo un momento facile per Gianluca. No, assolutamente, però fa bene il Rappers a lasciarlo in capo e fare i schemi per lui. Riander Miralles, Cantù senza Sean Rogers, interessante perché anche Morandé tira da 3 punti, Flavio, quindi loro hanno tiratori in campo. Blizzard gioca da playmaker, un ruolo che può venirgli utile nel prosieguo della carriera europea, che potrebbe, dovrebbe essere prima o poi segnata da una sua presenza in quel di Siena. Grande penetrazione questa volta per Vujanic, sotto totale controllo, si protegge bene con il corpo e va a bersaglio. 2 per Vujanic, 3 di vantaggio per la Clima Mio, la panchina che non ha fatto benissimo a Basile, mi sembra aver fatto invece molto bene a Vujanic. Il fischio di Lamonica, fallo in attacco di Sean Stone. Sean Stone che ha esagerato qui, vediamo qui questa precedentemente qui, grandi entrate qui e Blizzard non riesce a marcare Vujanic. Dove riuscire sta Sean Stone che adesso è proprio, ha sprecato un fallo in una maniera incredibile, è troppo vistoso davanti agli arbitri. Non cambia però la strutturazione offensiva del quintetto di Sacripanti, anche difensiva se per quello entra Andrea Michelori, un giocatore per certi versi abbastanza apparentabile a Sean Storuk, lui pure con piedi interessanti, non velocissimi ma coordinati per provare a lavorare nei tempi dell'ex giocatore del campionato belga. Blocco di Basile, uscita per Douglas dal blocco congiunto dei due lunghi, consegnato di Rancic per Vujanic, pick and roll alto con Lorbeck, attacca Vujanic, dentro ancora una volta con la moto, mamma mia, Miloš Vujanic. Miloš Vujanic, ma anche Brad Blizzard in difesa, una virgola, cioè Vujanic lo sta mangiando come un panino qua. Tutto facile per Vujanic che va dentro a ripetizione, blocco di Miralles, uscita per Blizzard, dentro per Miralles, lo split, l'incrocio tra Blizzard e Morandé, riceve Morandé, incrocia davanti a Basile, infrazione di passi in partenza, Anesin dice ha spostato il perno pattinando al momento della partenza, si arrabbia Sacripanti. Siamo sempre lì, per me è un perno sinistro onestamente tenuto, per gli arbitri no, risultato 3ª palla persa del francese. L'ha fatto vedere male ma non ha fatto passo. Il palleggio di Vujanic, lo scarico per Ruben Douglas, serie di blocchi, l'ultimo è per Basile, Miralles in emergenza prova a cambiare, Basile gli stampa in faccia un canestro che sa di classe pura. Veramente c'è stato anche un contatto non fischiato e lui ha subito la carica, canestro lo stesso. Sacripanti molto molto nervoso sulla panchina, nervoso nel
nel senso positivo, non vuole, lo ripeto, far scappare via gli avversari. Morandé forza, sbaglia, poi va a rimbalzo d'attacco e commette fallo. Sacripanti se la prende con gli arbitri, ma in questo momento, ripeto, credo che sia soprattutto molto molto timoroso per quello che succede sul tabellone, e effettivamente arriva il time out. Esattamente, sotto di 7 punti, palla in mano alla porta, tutto il terzo fallo di Morandé, non è una bella situazione. Sacripanti chiama time out per frenare l'inerzia di Bologna. L'inerzia della Fortitudo che arriva anche da un paio di giocate che abbiamo visto in occasione del primo quarto. Torniamoci con l'aiuto della nostra lavagna. Sono giocate in cui il pallone, dopo una lunga circolazione, arriva in post basso, e quando arriva in post basso, guardate, intanto area libera e poi qui blocco del numero 4 per un tagliante che è Mancinelli, e questo taglio è molto pericoloso, una delle primissime azioni della partita. Ma c'è un'altra azione simile che è stata giocata dalla Fortitudo, ancora circolazione sul perimetro, ancora molta attenzione, ancora la palla in post basso, ancora l'area libera e ancora una volta un tagliante che all'interno di quest'area libera fa infilarsi, riceve il pallone e segna. La difesa della Vertical Vision deve stare attenta e non concentrarsi solo sul post basso. Bravissime forse tu da leggere questa situazione, avere l'area libera e tagliare il canestro, sempre una cosa positiva. Basile Vujanic, Douglas Lorbeck e Rancic per la Clima Mio. Kaukenas che torna con Blizzard, Miralles, Michelori e Phil Jones per Sacripanti. Pressione per Blizzard, cerca la palla, Vujanic la difende, poi deve tornare sui propri passi. Blizzard molto molto attivo nel tentativo di non far giocare Vujanic, l'azione preferita, Vujanic va dentro, riapre per Douglas, arma la mano di Rancic, partenza incrociata, perde il controllo della palla per un attimo, è lui l'ultimo a toccarla, il possesso per la Vertical Vision. Sentiamo Pietro Colnago. Ed era proprio questo quello che voleva Sacripanti, aggressività in difesa e soprattutto sulla palla, e in attacco non usciamo dai nostri giochi, è il momento giusto per giocare di squadra e non forzare. Fuori Rancic, dentro Mancinelli, ancora una volta Repescia non perfettamente contento dello slovacco. Esatto, strano Flavio, io volevo vedere Cantù senza Sean Dragic, è uscito lui, sono andati sotto di 7. Attacca dal palleggio Miralles, sbaglia, poi il rimbalzo d'attacco per Michelori, bel segno di vita per l'ex giocatore di Milano e Biella, questa è la sua specialità. Questo è Rancic sulla panchina, Michelori e Rancic, ex milanesi che sono con squadre di alta classifica oggi avversari della Milano di alta classifica. Esattamente, Michelori è un grandissimo rimbalzista in attacco, limitato in altre cose, ma rimbalzo in attacco specialità. Jones per Blizzard, poi il ribaltamento per Kaukenas, blocco di Michelori, uscita per Jones, Jones contro Basile, ancora una volta torniamo con la memoria ad Atene, Jones scivolò con la palla che poteva metterci nei guai sul finire della nostra primissima partita olimpica, poi una mischia al centro dell'area, non fischiano gli arbitri, lasciano giocare, Blizzard esce vincente dalla lotta e Michelori è un topo nel formaggio quando si tratta di fare la sportellata. Grande aggressività da parte di Cantù, di Bologna, ok? Tutte le due squadre sono, guarda questa battaglia, sembra una mischia del rugby qui, altro che, e sì, guarda la palla per terra, però è rugby Flavio, non ci sono storie, due squadre che sembravano in flessione, no, sono due squadre che si stanno giocando da Dio e esprimendo tutto quello che era dentro. Il rugby probabilmente nel suo lato migliore, Repescia è arrabbiato direi con gli ufficiali di campo, viene tenuto lontano da parte degli arbitri, segnatamente da parte di La Monica. Bell'impatto sulla partita da parte di Michelori e Storrock sembrava una chiave importantissima per Cantù, e invece Rogers, che è stato decisamente il peggiore in campo all'inizio, uscito lui, come detto, ha fatto coincidere la sua uscita con un parziale negativo. 7-0, e Michelori che non è un granché nei tiri liberi, ha sbagliato il primo. Michelori nelle ultime tre partite 7 su 12 ai tiri liberi, se ne è procurati 4-4-4, non li tira bene, 6 su 10 nelle 5 partite precedenti, se non altro rispetto al passato se ne procura di più, però la percentuale è sempre quella che è. Il campionato italiano 58, in Ulf Cup addirittura è sotto il 48. Palleggia Vujanic, attacca Blizzard, arriva al centro dell'area, prova a tirare in controtempo, la palla gli torna in mano, ribalta l'attacco per Vujanic e poi fallo abbastanza rivedibile da parte di Rimanta Skaukenas. Lui protesta Kaukenas, però qui Vujanic va via da tutti, qui Kaukenas fa due tre contatti lì, e Blizzard che è il problema Flavio, Blizzard non riesce neanche a marcare l'ombra di Vujanic.
chiaramente quello che dice Kaukenas è: il mio contatto era assolutamente una carezza, appena ha sentito la mia mano Vujanic si è letteralmente tarantolato, l'arbitro ha visto questo tipo di movimento. Peraltro Kaukenas, se protesta, lo fa a ragion veduta, perché questa è proprio una delle sue specialità, sentire il contatto e sottolinearlo con l'evidenziatore per gli arbitri. Esattamente, comunque è grande guaio per Sacripanti. Tre falli di Morandei sarebbe secondo me l'unico giocatore in grado di marcare Milos Vujanic, che sta tornando ai suoi livelli. 3 su 12 da 3 per la Vertical Vision, 0 su 8 per la Clima Mio, e questa è un'indicazione secondo me di grande positività per Replica. 0 su 8 da 3, ma 21 tiri da 2 col 67% e più 9 contro una signora squadra. Ma guarda, io sono sempre grande credente nel tiro da 2 punti, bravo. Sempre. Tiri da 3 è bello, bello per i tifosi, tante cose, ma si vengono le partite con difesa e canestro da 2, devo dire, tappi e eccetera. Vujanic cerca la palla, perde Rogers, Michelori dalla media distanza, il tiro sbagliato, il rimbalzo preso con gli effetti speciali da parte di Stefano Mancinelli. Mancinelli sta andando bene al rimbalzo, 4 palloni catturati per lui, Basile riapre per Douglas, la finta, salta Rogers, poi Basile che attacca Blizzard, forzato e sbagliato da Basile, prende il tempo Smolic, conquista il pallone. Direi che anche a rimbalzo, se non soprattutto a rimbalzo, dove normalmente non è stratosferica, la Clima Mio sta costruendo il suo vantaggio. Oh, esattamente, Smolic è la chiave di tutto, veramente il leone di Piazza Azzurite. Adesso Ripper si va con Rancic a posto di Basile, che alza un po' il quintetto. Mancinelli gioca 3 e vuole ancora più rimbalzi. Vujanic playmaker, Ruben Douglas torna a guardia il ruolo di numero 2, non più numero 3. Tiri liberi per Mattias Smolic, 75% in Italia, 81% abbondante in Eurolega. Smolic che a Biella ha segnato 18 punti in 21 minuti dopo averne messi assieme solo 5 di punti nelle due gare precedenti. Immediatamente dimenticata la piccola pausa, il piccolo calo dall'ex giocatore della Virtus Bologna, che adesso ha ripreso letteralmente a correre, già a quota 13, ultimi 2 minuti del primo tempo. Il palleggio per Rogers, con lui ha accoppiato Martin Rancic, c'è Mancinelli per Kaukenas, c'è Vujanic per Blizzard, è un quintetto particolare quello di Cantù. Rancic rimane con Rogers, Michelori si butta dentro, travolge tutto e tutti e permette a Storruk di andare a bersaglio. Well, Michelori sta sbagliando le cose tipo i tiri liberi, però non sbagli nell'aggressività, crea qualcosa solo con quello. Il palleggio per Vujanic, Storruk accoppiato con Smolic, prova a fermare Vujanic, poi Mancinelli, spettacoloso, dentro per l'appoggio di Martin Rancic. Un grande passaggio del Maggio, un'ala piccola che fa quel passaggio lì, lo fa Larry Bird, lo fa Rick Barry, fa Julius Erving, ma pochi lo fanno. Kaukenas, doppia uscita, il blocco di Storruk, Kaukenas a spazio, può anche mettere la palla per terra e va a bersaglio. Qui eccellente uscita di Kaukenas e per la prima volta è davvero in ritardo la Clima Mio sul blocco che lo smarca. Prima volta che lui ha trovato la palla in mano e anche libero. Il palleggio per Vujanic, il passaggio per Smolic è molto difficile, Smolic lo ributta all'interno del campo, la palla la trova Vujanic. All'inizio queste erano battaglie vinte principalmente dalla Vertical Vision, adesso la Clima Mio è molto molto più reattiva. Storruk attaccato da Smolic, gli aiuti e il recupero di palla per Rimantas Kaukenas. Guarda, sto guardando Smolic, lui ha qualcosa da dire agli arbitri, ma non ha perso il self control come succedeva a lui nel passato. Molto maturato come giocatore. Flavio, c'è un altro time out in campo. 37 secondi da giocare. Time out sul terreno di gioco, 37 secondi da giocare per l'intervallo. Abbiamo visto tanti giocatori, alcuni anche giovani, uno giovane, non giovanissimo, ma in grande emergenza, nel senso che sta emergendo, parlo di Stefano Mancinelli. Qui vediamo qualche canestro, ma il passaggio e il tipo di difesa e il tipo di lavoro a rimbalzo, qui lo vediamo strappare il pallone, questo passaggio ancora di più mi impressiona molto più di qualsiasi tabellino. Esattamente, cioè un passaggio dal palleggio, Flavio. Facevano queste cose Stefano quando in forma, lo fa Vujanic quando in forma, Pozzecco quando in forma, lo faceva Mike D'Antoni, quel bellissimo, rapidissimo passaggio dal palleggio. Ma uno non aspetta da un'ala piccola, ala grande di 2.04 a confezionare un passaggio di questo tipo, invece Mancio l'ha fatto.
Mancinelli che ci mette anche quasi due recuperi per partita, il che è una statistica onestamente imbarazzante in senso positivo per un giocatore che gioca meno di 17 minuti in media. È 18esimo per valutazione al minuto nel nostro campionato. La valutazione al minuto non è tutto, però dà un primo indice abbastanza significativo dell'impatto generico di un giocatore su una partita. Un uomo che è mezzo 3, mezzo 4, non è titolare, come detto gioca meno di 17 minuti, che abbia tutto questo impatto, che abbia tutta questa presenza, è veramente notevole. Ah, ma lui è un atleta spettacolare, e poi abbiamo sentito lui nelle nostre interviste eccetera, una persona molto più matura di quanto dica la scheda grafica. Rimata Scaucchenes in lunetta, non sbaglia mai e poi mai Pietro Colnago. Repescia vuole due tiri alla fine della partita, quindi la prima azione sarà velocissima in transizione per un blocco per Basile, la seconda poi una buona difesa e poi un buon attacco ancora. Kaukenas ovviamente 2 su 2, come detto secondo miglior tiratore di liberi del nostro campionato, e doppia con un 89% in Uller Cup, quindi non può essere un caso. Doppio pick and roll per Basile, attacca Basile, batte Kelecevic, arriva fino in fondo, canestro che viene convalidato. Va bene che Kelecevic è uno specialista dell'attacco, però per fare lo spettatore in difesa onestamente ci sono altri sistemi che non mettersi maglie e pantaloncini. Coinciso il loro calo da parità 25 andare sotto di 7 con la sua entrata in campo. Kelecevic che è in un momento difficile, si è addirittura parlato della possibilità che lasci Cantù, smentita per la verità da Sacripanti, che spera ancora di trovargli un ruolo importante. Michelori sbaglia, poi tiene vivo il pallone che finisce nelle mani di Rogers, canestro che non viene convalidato, e anche in questa situazione il fermo fotogramma che arriva dalla nostra lavagna è molto chiaro, 0-0-0 vedete, e palla che è saldamente nelle mani di Rogers. Questo è un canestro giustamente non convalidato. Gli arbitri non hanno sbagliato alla fine del primo quarto per Bologna, non hanno sbagliato qui per Cantù, quindi due ottime decisioni arbitrali. Due bei sanitari della Clima Mio, Vujinic, Lorbeck, Smodic e Basile per Repescia, c'è Kaukenas con Rogers e Jones tra gli esterni dei Sacripanti, i lunghi sono Miralles e Storuk, ovvero sia i titolari. Miralles cerca di uscire da dietro l'ombra di Lorbeck, va a commettere fallo il giocatore spagnolo. Miralles che ha iniziato molto bene, poi ha un po' faticato a prendere il ritmo. Miralles che è in leggerissimo calo psicofisico dopo il suo avvio di campionato e soprattutto dopo una fase intermedia del girone d'andata assolutamente scintillante, culminata nella grande prova contro il Monte dei Paschi. Il palleggio per Vujanic, per Miralles due falli, tre per Morandé in casa canturina. Molto debole il movimento di Lorbeck, che rimbalza controllato anche facilmente da Phil Jones, corre Kaukenas nell'angolo, non riceve, la palla torna in punta da Shonta Rogers, gioco numero 5 chiamato da Rogers, blocco di Storuk, uscita per Kaukenas, altro blocco per Miralles a favorire Jones e gran conclusione mancina di Phil Jones. Tornando a Lorbeck, lui ha fatto veramente un terzo tempo anziché un tiro da due piedi, è tirato saltando a un piede anziché da due piedi, è stato un tiro movimento debole. Bella lettura di Basile, il blocco di Lorbeck però è sbagliato, poi Kaukenas fa un gran favore a Gianluca Basile. Lorbeck aveva la possibilità di liberare decisamente il suo capitano, invece non è riuscito a impattare il difensore. Kaukenas è uscito bene, poi ha rovinato tutto, rovinando addosso a Basile. Esatto, proprio franando addosso a Basile, ha detto, rimessa per voi, altri 24 secondi. Rogers a lavorare contro Vujanic, blocco di Smodic, uscita di Basile, questa volta nessuno può aiutare Kaukenas. Basile sbaglia, ribalzo di Lorbeck, ancora una volta un po' debole il suo movimento, gli strappa la palla Rogers e poi Kaukenas va a bersaglio. D'altronde Lorbeck ragiona come si ragiona normalmente, all'altezza in cui c'è Rogers normalmente non ci sono le mani di un giocatore di pallacanestro. Rogers è l'eccezione, la straeccezione che conferma la regola. Molto bravo Shonda Rogers, un po' addormentato lì a Lorbeck. Vujanic che riapre basso per Dagalas, deve raccogliere la palla, sbaglia il tiro, non a caso, bel rimbalzo di Miralles, apertura per Rogers, si sviluppa il contropiede canturino, Kaukenas, bella finta, dentro per Storuk, recupero di Smodic, non c'è il fallo chiesto da Sacripanti, Dagalas già dall'altra parte, attacca Miralles, che canestro, Ruben Dagalas. Grande azione di Smodic, proprio a veramente deviare il tiro di Storuk che doveva segnare, grande inizio di contropiede, fatta veramente bene dalla fortitudine.
Rogers schiaccia per terra per Storrock, poi il tiro di Rogers è una delle cose meno belle che si possono vedere sul campo di pallacanestro. Finora 0 su 2, 0 punti e 3 perse per Shonta Rogers, al di là di qualche lampo e di qualche situazione in cui sfrutta indubbiamente la sua originalità, mettiamolo tra virgolette, non la miglior partita dell'ex giocatore di Le Mans. Villeurbanne nel campionato francese gira sui blocchi Douglas, poi Storrock lavora bene su Smodic, si tuffa Kaukenas, subisce il fallo di Douglas, la vertical vision fa errori ma dà stabilmente l'impressione di essere mentalmente in gara. Guarda, esatto, mentalmente e fisicamente sono in gara perché si stanno buttando per terra per i palloni vaganti, questo è un buon segno. Pino Sacripante deve essere confortato da questo. Rimessa di Storrock ancora per Shonta Rogers, Rogers lavora contro la difesa individuale che non è stata ancora abbandonata da Repescia, gira Kaukenas, Lorbeck in ritardo e questa volta non funziona la difesa della Crinomio che è stata preparata soprattutto per negare quella situazione a Kaukenas e Morandé, pronto Bagaric a entrare per Repescia che vuole più presenza al centro dell'area, lo scarico per Lorbeck, Lorbeck con il tiro da tre lo manda a bersaglio, credo che Lorbeck sia l'uomo destinato a uscire. Vediamo se Repescia ci ripensa. Appena Lorbeck ha visto Bagaric al banco dei cambi, da piazza un tiro da tre, ragazzi. Kaukenas per Jones, perso dalla difesa, il tiro è sbagliato nel rimbalzo e per Miralles che segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Grande azione di Miralles che è stato tagliato fuori e proprio ha preso la palla in faccia a Lorbeck, in testa Lorbeck, Lorbeck esce dopo il canestro da tre. Bagaric per un po' dare un po' di ordine in difesa all'area di tre secondi, non vogliono più queste storie qui. E se posso dire una banalità, se davvero voleva non uscire era Sam Lorbeck, non doveva segnare un canestro da tre ma una schiacciata o comunque dare l'impressione di non essere il giocatore un po' esitante, un po' debole che ha invece dato l'impressione di essere, come gli sta spiegando Repescia in avvio di ripresa. Esattamente, lui deve diventare più giocatore da Eurolega e meno giocatore da basso livello, da universitario americano che è stato a Michigan State per un anno. Doppie uscite per Basile, lascia lì Kaukenas ma il tiro gli esce, ma questo è un tiro che decisamente Basile e Repescia accettano da qui all'eternità. Palleggio per Rogers, pick and roll in transizione con Miralles, recupera Smodic, deve ruotare su Storrock, bellissima palla di Storrock per Miralles, poi Bagaric comincia a far sentire i suoi 2,15 m, è cambiato il paesaggio all'interno dell'area, dovrà accorgersi di Miralles da fermi contro Bagaric, anche contro il Bagaric debilitato dall'influenza, si fa molta fatica. Bagaric che sale piazzare il blocco per il pick and roll da giocare con Basile, Miralles lavora bene, poi non ruota su Smodic, Storrock, il tiro è sbagliato e Vujanic controlla però il rimbalzo lungo, ancora 24 secondi a disposizione della Fortitudo, momento importante della gara, attacca Vujanic, va dietro la schiena, scarica per Bagaric che usa i suoi 2,15 di qui e di là. Qua Bagaric è un giocatore impatto, anche se lui è leggermente febbrato, probabilmente i medici dicono che la febbre è il miglior riscaldamento, riscalda tutto il corpo uniformemente e lui è riscaldato, questo è poco ma sicuro. E arriva il fischio arbitrale, terzo fallo per Miralles, questa è una botta senz'altro per Pino Sacripanti, Storrock nel traffico prende un pallone davvero fondamentale, riapre per Phil Jones, subito impatto di Bagaric, ma l'impatto di Bagaric va poi misurato nel tempo sulla sua capacità di stare in campo senza fare degli errori come questo. Ma come fa un giocatore che ha fatto due cose così importanti a fare una fesseria così gigante? No, non deve neanche provare, lui deve stare indietro e controllare, hai detto tu, l'area dei tre secondi, punto e basta. E se Bagaric riuscisse a essere molto più normale nelle tante cose buone che fa, ma soprattutto più normale negli errori che fa, avrebbe il suo minutaggio immediatamente raddoppiato, è troppo importante per questa squadra. Smodic al centro dell'area va a bersaglio, due punti notevoli di Mattia Smodic, ma Kaukenas è già dall'altra parte, prende tutti in infilata, il fischio di Sabetta, il fallo è di Mattia Smodic. Mattia Smodic che si è trovato in una posizione sbagliata, al momento sbagliato, perché è Douglas che ha perso il contatto con lui. Questo replay di Smodic sotto il canestro, veramente un tiro morbidissimo. Smodic è diventato veramente un giocatore, una roccia.
ma adesso il fallo di Smodic è il terzo e questo può essere un evento importante nella piccola storia della partita. Dentro Mancinelli, vediamo chi è destinato a uscire per la clima mio, non Smodic come si poteva pensare, ma Ruben Douglas rimane qui tetto alto per Repescia. Smodic a lavorare contro Storo che potrebbe attaccarlo visti i tre falli. Poi c'è la chiamata da parte di Shota Rogers, le doppie uscite per Jones e Kaukenas. Si va dal neozelandese che schiaccia per terra per Miralles, attacca Miralles, riapre per Storrock. Smodic non c'è, tripla, piedi per terra, Sean Storrock ha fatto l'aggiustamento a Bagares, penetrazione, invitare tutta la difesa, passa la palla fuori a un tiratore come Storrock, veramente fatto bene da Miralles. Può mettere palla per terra Smodic, torna da Vujanic, anticipo di Miralles davanti contro Bagaric che rischia il fallo in attacco, recupera la posizione lo spagnolo, Bagaric in avvicinamento, rischia di fare i passi, passi e l'eccellente fischio di Sabetta. Miralles spettacoloso nelle ultime due azioni, attacco e difesa. Esatto, tu hai detto Flavio, lui deve fare aggiustamento a Bagaric, l'ha fatto. E questa sì che è un'infrazione di passi con la I maiuscola, perché è stato alzato il perno in conseguenza del lavoro della difesa. Più passi in arresto, meno passi in partenza, è il mio umilissimo suggerimento agli arbitri. Vertical vision che di secondo in secondo prende convinzione. Well, quando uno in America, uno, come tu sai benissimo Flavio, uno fa passi grandi come una casa, give that man a suitcase, dai una valigia in mano a quello lì che sta viaggiando, camminando, ok? E l'ha fatta grande come una casa. Rimessa dalla linea laterale per Jones, poi Rogers mette per terra Storrock, liberato, scarica su Kaukenas, non se la sente Miralles, riapre per Rogers, Rogers in palleggio, torna in punta con la palla, i compagni cercano di capire quali siano le sue intenzioni, giocare il doppio pick and roll alto, va dentro, riapre per Kaukenas, esce molto ma molto male in questa situazione Lorbeck sulla finta di Kaukenas che lo buca con facilità irrisoria. È tornato Lorbeck al posto di Smodic con tre falli e subito ha pagato il fatto di essere un po' freddo provenendo dalla panchina. Ottimo lavoro di Storrock, gran rotazione per Miralles, bellissimo ribaltamento per Mancinelli con il tiro da tre sbagliato, Lorbeck prende rimbalzo, ancora una volta non difende il pallone che è preda della vertical vision, attacca Shota Rogers, riapre per Kaukenas da tre, azzana la partita alla giugulare, rivanta Kaukenas. Ma guarda caso Flavio, più uno Cantù, time out per Repescia con Shota Rogers in fa campo che ha rubato questa palla, non ha fatto il granché, ma con il playmaker in campo la squadra gira, punto e basta. 3 minuti e 32 al termine del terzo quarto e le palle perse di Lorbeck e l'esuberante impatto sulla partita di Rimantas Kaukenas lanciano la vertical vision, una squadra, lo si dice spesso ma in questo caso è vero al 110%, che gioca a viso aperto. A viso aperto su tutte le due squadre e ripeto il mio errore pre-partita a dire due squadre in crisi, due squadre che giocheranno una brutta partita nervosa. Potevo stare zitto, bella partita, grande carattere, Cantù sembrava leggermente in difficoltà, rimonto lo stesso, come dico in America, valeva la pena il biglietto di entrata per vedere questa partita, veramente una bella partita, due bellissime squadre. L'ultimo canestro di Kaukenas ci sta, il penultimo meno visto dalla prospettiva della clima mio, infatti Repescia vuole il time out perché Kaukenas dopo la finta ha avuto 4-5 secondi, poteva avere anche una Coca-Cola. Ah, esattamente, la Rancic dentro per Bagares, più reattività, Lorbeck in campo e lui deve rendere Lorbeck, non sta facendo grandi fatiche contro Miralles e contro Shota Rogers. 22 terrificanti punti di Kaukenas, 9 dei quali col 100% al tiro in questo terzo quarto. Il palleggio per Vujanic, ottimo lavoro di Miralles con i pali, Kaukenas va a prendere lo sfondamento, che roba la difesa della vertical vision, il momento è tutto canturino, sentiamo Pietro Colnago. C'è un cambio, intanto entrerà Smodic, è pronto anche Pozzecco per il coach della Fortitudo. Il problema è la reattività difensiva, non corriamo indietro quando sbagliamo un tiro e subiamo contropiede anche quando facciamo canestro, e in difesa, contro la difesa schierata non siamo reattivi ad uscire dai blocchi, cerchiamo l'aiuto piuttosto. Se Flavio, secondo me la tua lavagna, tu devi far vedere quest'ultima azione di difesa, lo so che lo farai ma lo dico per i nostri telespettatori di stare attenti. Storm
Doruk a ribaltare per Shonta Rogers, il taglio di Kaukenas, esce Phil Jones, mette palla per terra, schiaccia per terra per Shonta Rogers, recupero di Pozzecco, duello a quota normale, non diciamo bassa quota tra Rogers e Pozzecco, dall'angolo Storuk, tiro da tre importante, rimbalzo di Smodic, apertura per Pozzecco, vediamo l'impatto sulla partita del numero 12 della Clima Mio che non gioca da tanto tempo. Mia idea, Pozzecco potrebbe essere un fattore soprattutto nei primi 3-4 minuti se dovesse un po' risvegliare i compagni agendo sul pedale dell'acceleratore. Attacca Mancinelli, schiaccia per terra per Rancic, gran lavoro del Mancio, gran canestro di Martin Rancic. Mancinelli sta diventando un giocatore totale, se lui perfeziona il suo tiro, palleggia verso il tiro e sul tiro da tre, attenzione. Rogers per l'uscita di Phil Jones, attenzione uguale NBA, stiamo parlando di quello, yeah. Il blocco di Miralles, il taglio di Jones, Kaukenas dentro con la moto, stoppata regolare dice Sabetta, poi l'ultimo tocco da parte della difesa della Clima Mio. Ma esattamente, è stato una stoppata, qui ci sarà un altro time out, qui vediamo, oh no, forse c'è stato un fallo lì a danno di Kaukenas, comunque c'è un altro time out, penso questa volta per Pino Sacripanti. Esatto, time out per Sacripanti e allora andiamo con l'aiuto della nostra Lavagna a rivedere il lavoro in precedenza sul pick and roll per la difesa della Clima Mio. Intanto l'angolo di Miralles, se vi ricordate cosa abbiamo visto nell'intervallo, adesso Miralles è assolutamente sulla linea della palla, dà veramente un aiuto a Shonta Rogers. Questo ritarda la penetrazione da parte di Vujanic e quello che succede è che dal lato debole i giocatori sono in grado di arrivare e fare massa. Soprattutto arriva Kaukenas, Miralles scorta letteralmente Vujanic su Kaukenas, lo sfondamento è preso da Kaukenas, ma questo è veramente un lavoro di difesa di squadra. Veramente non solamente Kaukenas, non solamente Miralles, non solamente Sean Rogers, ma gli altri due che hanno tolto le linee dei passaggi proprio a Vujanic, lavoro in cinque giocatori, un concerto, una sinfonia, proprio un quintetto che è suonato ognuno sul suo strumento veramente alla perfezione. 8 secondi per andare al tiro a disposizione della Vertical Vision, dal time out la rimessa di Rimantas Kaukenas, il blocco di Soro che poi Jones perso totalmente dalla difesa, Jones non azzarda il tiro, la palla torna nelle mani di Rogers che attacca Pozzecco, deve forzare al 24esimo secondo. Rogers è questo tipo di giocatore, lo stesso è stato nella gara di andata, è un giocatore secondo me non stratosferico ma veramente al posto degli attributi qualcosa di enorme. Flavio, ti ricordi la partita che ha fatto lui per noi per Sky contro Siena? Ha fatto niente, dico niente per tre quarti, ha fatto col canestro da tre da distanza stratosferica. È un giocatore, è la cosa di lui, maturo, 29 anni, mantiene la calma, non si scoraggia mai per queste cose e finisce con fare tre punti e non batte baleno. Nella gara di andata negativo all'ennesima potenza per 35 minuti, decisivo negli ultimi 5 nel supplementare, zona per Sacripanti, Mancinelli potrebbe andare nell'angolo da Smodic, ribaltamento per Pozzecco, ancora Mancinelli trovato con un passaggio rischioso, cambia passo, il segno della classe, Stefano Mancinelli. Mancinelli sta diventando un super campione. Un canestro di una difficoltà indicibile, fatto con una naturalezza altrettanto indicibile, pronto a rientrare Kelecevic per Sacripanti, blocco di Miralles, uscita per Kaukenas, cambio accettato da Mancinelli che resta con Kaukenas, lo induce all'errore e poi va anche a rimbalzo, cerca di tenere in campo il pallone, ci sono 10 Mancinelli sul campo perché è in ogni posizione, la palla è per la Clima Mio, cambio con Kelecevic che torna sul terreno di gioco Pietro Colnago. La difesa in zona chiesta da Pino Sacripanti si deve adattare su solamente il tiratore che è Douglas e Smodic, help and recover invece su Mancinelli e su Pozzecco. Il palleggio per Pozzecco, la ricezione in post-alto per Rancic, Douglas a ribaltare per Pozzecco, ancora la circolazione, esce Jones contro Douglas, ci mette una mano Rogers, poi la palla schizza nelle mani di Douglas, Rogers ancora pericoloso, forzatissimo da Ruben Douglas, è sbagliato, poi tiene vivo Rancic due volte, arriva Rogers e qui solo uno che ha una testa completamente diversa dal resto del mondo, a 1,63 e 73 kg può buttarsi su questa palla. Veramente è quasi la preso, non l'ha preso, sarà rimesso forte tutto, ma grande impegno delle due squadre atleticamente questa sera, veramente grande.
rimessa dalla linea di fondo per Gianmarco Pozzecco. Storuk nella zona di Douglas, brutta rimessa che in qualche maniera viene comunque controllata da Smodic. Pozzecco che ha iniziato cercando di entrare in partita, Maglietta l'ha chiamata contro la zona, è lo schema principale per la squadra di Repes. Rancic pasticcia e commette infrazione di passi, è giusta la decisione di La Monica. Rancic con poca concentrazione, palla persa sanguinosa per la prima mira. Flavio, tanti giocatori in Euroleague in Italia ricevono la palla, fa la tic 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 con i piedi, non viene mai fischiato, questa volta è stato fischiato anche giustamente. Rogers per Kelechevich, blocco di Storuk, uscita di Kaukenas, altro blocco di Kelechevich per Rogers, altro blocco di Storuk per Jones. Rogers isolato in punta contro Pozzecco, lo attacca dal palleggio, riapre per Kelechevich che ha tiro dalla distanza, manda a bersaglio il pallone. Nella sua carriera anche Bon, come nella carriera di Rimantas Kaukenas, che proprio da Bon viene, ha giocato lì la passata stagione. Due punti pesanti di Kelechevich, due dall'altra parte sull'invenzione di Pozzecco per Smodic. La rimessa di Storuk con un attimo di ritardo viene controllata in qualche maniera da Rogers per un attimo, poi suona la sirena prima dell'Ave Maria di Gianmarco Pozzecco. Signori, il quarto periodo sarà uno spettacolo. Avremo un quarto tempo, diciamo, di 10 minuti di tempo supplementare. Parità 55. E anche forse, dico forse, devo pensarci bene, il miglior giocatore di questo campionato nel palleggio resto tiro e soprattutto le soluzioni varie che li portano al palleggio resto tiro, fito, incrocio eccetera. Cantù con la palla, 10 minuti. 1,38 punti per tiro, un'altra statistica notevole per il lituano. Il tiro di Jones sbagliato, il rimbalzo lungo per Basile. Tantissimi lituani di gran nome hanno fallito fuori dalla Lituania, questo lituano di nome normale sta invece facendo cose da pazzi nel campionato italiano, tanto che Bruno Arrigoni e il presidente Corrado stanno già lavorando per rimetterlo sotto contratto in vista del futuro. Smodic ribalta splendidamente per Mancinelli che mette palla per terra, splendidamente trova Rancic, un altro assist di Stefano Mancinelli. Mancinelli veramente, non so come dirlo, sta diventato un point forward, come dicono in americano, Flavio. La partenza di UCLA per Sacripanti, poi Kaukenas che mette la palla per terra, schiaccia per Rogers, piccherò l'alto con Kelechevich, resiste Pozzecco, attacca Rogers, forza il tiro, giocatore incredibile, ha fatto solo errori e poi due canestri impossibili nei momenti di massima difficoltà, incredibile. Coefficienza di difficoltà veramente eccezionale. E avete visto Arrigoni che cerca di star calmo sulla panchina, ma non può non entusiasmarsi per le prudenze del suo piccolo giocatore, che qui decide di non tagliare fuori Pozzecco e regala uno dei rari rimbalzi d'attacco con canestro della carriera del giocatore ex Varese. Scarico di Rogers per Storuk, ribaltamento per Kaukenas, prende il centro dell'area, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Smodic, poi Kaukenas si fa ingolosire troppo dal pallone e va a commettere fallo, deve controllarsi in maniera ben diversa vista l'importanza che riveste per la squadra. Sacripanti leva Jones e mette sul campo Blizzard, Jones con impatto statistico limitato sulla gara, 5 punti, ma era in campo al momento della rimonta. Esattamente, nel campo rimonta, però in queste ultime azioni ha rinunciato un paio di tiri e lui vuole decisione in campo e Blizzard non esita. 3 per Morante, Kaukenas e Miralles, intendo farli di là, 3 per Smodic che prende il tiro con grande morbidezza, lo mette Mattias Smodic, prova la prima mira a scappar via, 4 lunghezze di vantaggio, 8 minuti abbondanti sul cronometro del Paladozza. Il blocco di Storuk, uscita per Blizzard, attacca Basile, gran blocco per Storuk, Basile cade ma si rialza e continua a lottare anche da terra. Storuk dovrebbe ribaltare, vuole andare uno contro uno su Rancic, porta a casa il fallo dell'ex giocatore di Iowa State. Questa è una decisione arbitrale che ci può anche stare, ma da un punto di vista tecnico Storuk aveva tra virgolette torto, aveva torto, stava forzando l'entrata in linea di fondo e adesso qui vediamo qui, e qui Rancic ha perso all'ultimo istante forse un po' della posizione. Comunque esce Kaukenis per un riposo, Sacripanti la vuole per gli ultimi 5 minuti e Morandei che con 3 falli entra in campo fresco e atletico. E adesso Morandei potrebbe cambiare nel bene o nel male la partita di Cantù, un giocatore con poche mezze misure, arriva subito in campo dopo uno sprint, deve rimettere, c'è pressione, inflessione di 5 secondi. Ma è veramente un errore clamoroso da parte di Morandei, proprio non trovava nessuno. Ma le rimesse sembrano cose scontate e facili, non lo sono.
non lo sono nella maniera più assoluta. 8-2 il parziale del quarto periodo finora. Proclima mio. Io quando allenavo volevo il mio giocatore quasi più alto, Dino Meneghino, farà rimessa. Blizzard con l'intercetto, schiaccia per terra per Rogers che aspetta la palla senza andarle incontro, poi però trova il contatto falloso da parte della difesa. Clima mio in ripiegamento della palla di Blizzard, la fa rimbalzare una volta di troppo Rogers, poi però è molto bravo a pescare il fallo di Mancinelli. Molto bravo, e solamente ovviamente clima mio il secondo fallo del periodo, ma contano tutti questi falli. Comunque, ripetendo rimessa, io volevo sempre il giocatore più alto a fare la rimessa se era possibile. Conta molto anche la palla persa da parte della clima mio sul più 4. Rogers a sbagliare, Storrock a toccare e Kelechevich a controllare vicino alla linea di metà campo per un extra possesso vertical vision. Ultimi 7 minuti e mezzo di partita, Rogers riapre per Storrock, di tocco per Blizzard, non si fida del tiro, lo prende poi forzato dall'arresto e lo sbaglia, il rimbalzo di Smodic. Blizzard chiude su Pozzecco che continua ad attaccare, scarica per Basile, arresto e tiro da 3, un cross di Basile, tiene vivo Mancinelli, cerca di tenere in campo con successo Smodic, ancora una volta la presenza di Smodic, la palla di Basile non ha toccato il ferro, ultimi 10 secondi dell'azione, Pozzecco perso dalla difesa da 3, sbaglia, rimbalzo lungo per Rogers, schiaccia per terra per Morandé, palla rischiosa, Morandé non riesce a controllarla con armonia, dovrebbe un fallo sacripanti, non è la decisione arbitrale. Rogers con un pallone molto difficile da controllare per Michel Morandé, 1 su 17 da 3 per la clima mio, 1 su 17 eppure 4 punti di vantaggio a meno di 7 minuti dal termine. Basile per Smodic, consegnato ancora per Basile, schiaccia per terra per Smodic, 2 punti di Mattias Smodic. Cosa mi dice che i tiri da 2 punti non contano, ti danno 2 punti ogni volta che lo fai uno, ok? Miralles fuori, Cantù, una flessione, Morandé, impatto negativissimo dopo la sua rientrata. E Mattias Smodic ha invece un impatto positivissimo su questa partita, è lui l'uomo della gara finora, l'ombra del partito per la Fortitudo, 21, 8 su 11 da 2, 5 su 5 ai liberi, 8 rimbalzi, 4 falli subiti, più un recupero, un assist e una stoppata, ha veramente fatto di tutto. Se sommiamo la partita di andata e la partita di ritorno, la clima mio ha un parziale di 2 tiri da 3 realizzati su 42 tiri da 3 tentati. Eppure la partita d'andata l'ha persa ai supplementari e l'aveva quasi vinta. E questa la guida con 6 lunghezze di vantaggio, 6.35 dal terzo. Guarda, Flavio, sarà il canestro del 3 che uno fa qui in questo quarto che deciderà la partita. Comunque, perché è sempre così, sbaglia poi, quando meno aspetti uno fa canestro. Comunque, meno 6 per Cantù che in questo momento non è una cosa favorevole, 6.30 dal giocare. Ancora fiducia per Gianmarco Pozzecco assieme a Basile con Rancic, Smodic e Mancinelli dalla piccola per Repescia. Pronto Cauchena, sta a tornare per Sacripanti, attacca Blizzard, mette nell'angolo per Storrock, penetra Storrock, ci mette tanta mostarda sopra ma sbaglia la schiacciata, riparte Pozzecco, che palla per Rancic, che è spettacoloso, trova la coordinazione, segna, subisce il fallo, entra in lunetta con libero supplementare e scatena la rabbia a lungo repressa e che vedete anche in questa bellissima espressione di Gianmarco Pozzecco. Esattamente, Pozzecco ha fatto un passaggio proprio per la fascia centrale, è stato premiato Rancic che è un grandissimo atleta, ha fatto un gesto, guarda questo gesto atletico di Rancic estendendosi, in movimento molto plastico, comunque fuori shot Rancic. Pazzesca giocata di Pozzecco e Rancic, uno col passaggio e l'altro con la ricezione e il canestro nonostante il contatto, non converte il tiro libero supplementare, non c'è il gioco da 3 punti ma ci sono gli 8 punti di vantaggio per la formazione di casa. Blizzard esce e il canestro da 3 di Blizzard riapre i giochi. Riapre un po', Blizzard ha giocato malissimo fino a quel canestro, anche non riconoscendo un buon tiro e anche non trovando niente. Qui non trova Pozzecco, costringe Storrock a spendere un fallo su Martin Rancic e Pozzecco adesso sta aggredendo la partita, la sta letteralmente mordendo come spesso accade. Il miglior ricevitore per lui è un giocatore mobile come Martin Rancic. Qui vedete la gioia di Rancic, ma quella di Pozzecco, eccola qua, è veramente l'urlo di un giocatore a lungo fermo per infortunio. Occhi della tigre per Gianmarco. Esatto, Gianmarco, uomo di impatto, magari l'ombra del partito è un altro Flavio, ma Gianmarco, uomo di impatto. E Morandé, uomo di impatto negativissimo per Cantù.
Rancic con il primo tiro libero a bersaglio, meno di 6 minuti sul cronometro, occhio in questi ultimi 5 minuti all'effetto Rimantas Kaukėnas. Torna in panchina il lituano dopo il riposo che gli è stato dato da Sacripanti, sempre Blizzard a giocare da playmaker, ma tra poco credo rivedremo Shonta Rogers. Attacca Blizzard dal doppio pick and roll, bene dentro per Kelechevic che va su morbido, però con grande tecnica, due punti per Sinisha Kelechevic. Mi sorprende un po' Flavio non vedermi Reyes proprio in questo momento qua, cioè, lui avrebbe un grande impatto atletico su Rancic. Kelechevic 6 punti con 3 su 4 in meno di 13 minuti di utilizzo, statisticamente positiva la sua prova. Palleggio di Pozzecco che è attratto dal ferro come da una calamita, questa volta scarica nelle mani di Morandé, ancora una volta Mancinelli sulla palla vagante, riapre per lo stesso Pozzecco, 5 secondi per andare al tiro, aggira Kelechevic, attacca, mette nell'angolo per Basile allo scadere dei 24, il tiro sbagliato, altro rimbalzo d'attacco e altro canestro con occhi della tigre per Smolis. Il leone di piazza Aserita, Mattia Smolis, grandissimo. Un Gary Schul qualche anno dopo. Basile va per terra, vorrebbe il fallo, non se ne dà per inteso Rimantas Kaukėnas. Kaukėnas con una prova veramente di grandissimo impatto, eccolo lavorare ancora contro Gianluca Basile, ultimi 4 e mezzo della gara in arrivo, consegnata la palla per Gianmarco Pozzecco, ultimi 10 secondi dell'azione, blocco di Smodic, Pozzecco per Rancic con poco ritmo, tiro difficile, lo sbaglia, rimbalzo lungo per Blizzard, Blizzard ancora in conduzione laterale del contropiede, blocco di Kelechevic molto duro, accetta il cambio Smodic, c'è Kelechevic contro Pozzecco in post basso, Kelechevic non difende bene il pallone, poi Kaukėnas gli rimette la palla in mano, altri due di Sinisha Kelechevic. Meno due per Cantù, macro 4 minuti, time out ancora per Yasin Reza. Cantù non, veramente non vuole andare a casa sconfitta, con grande carattere sono rimasti in partita. Grande carattere e anche grande tecnica, ci sono situazioni che nel primo tempo non erano state ben eseguite, lo sono state nel secondo, per esempio la situazione di mismatch, abbiamo detto, qui lo vedete il mismatch, Pozzecco 1,80 m forse contro Kelechevic 2,06 m, 2,07 m, ovviamente quello che succede è che sulla palla c'è un lungo, quindi non può mettere troppa pressione, questo è un tipo di passaggio che può essere preso, poi Kelechevic è bravo a evitare il tentativo di anticipo di Gianmarco Pozzecco, e Kaukėnas è ancora più bravo in questo spazio molto molto limitato a reagire alla controreazione della difesa che converge su di lui, rimette la palla nelle mani di Kelechevic, questo è un tiro solo apparentemente facile e molto difficile, Kelechevic lo mette, Cantù c'è. No, no, assolutamente ci sono. Poi Flavio, io prima della partita ho visto Martin Rancic, coach, a overtime, lei ha detto che avremmo vinto abbiamo per un punto, mi ha fatto paura, abbiamo vinto per poco, ha detto, non lo dico oggi, ha detto, qualcuno vincerà per un punto, ha detto oggi, e siamo proprio lì Flavio. Il palleggio per Milošević che torna in campo ovviamente per Repescia, c'è Mancinelli in punta, blocco di Smodic, uscita per Basile, si accoppia Kelechevic in emergenza con lui, Smodic a battagliare per la posizione con Kaukėnas, Basile attacca male, Kaukėnas trova lo sfondamento, brutta lettura questa volta di Gianluca Basile che doveva cercare il mismatch come abbiamo visto dall'altra parte, rivediamo la gran giocata di Kaukėnas, la seconda simile Pietro Colnago. Allora, richiesta di intensità da parte di Pino Sacripanti nel timeout precedente, risponde ora a Repescia dicendo noi abbiamo solo due falli, avevamo solo due falli, quando siamo in ritardo non esitiamo a fare fallo piuttosto che lasciargli un tiro facile. Il palleggio da parte di Brad Blizzard, cambio accettato da Smodic, ancora il mismatch, Smodic attaccato da Blizzard in palleggio. Le ultime due azioni, anzi le ultime tre, mismatch punito da Cantù, mismatch non punito da Bologna, mismatch punito da Cantù. Esattamente, e poi quattro falli di Clima Mio, adesso il bonus per Cantù, quindi Clima Mio deve stare attenta. E anche Smodic deve stare attento a non cercare il contatto dopo che il fischio arbitrale è arrivato da qualche tempo. Palleggio per Blizzard, riapre per Soru, calto basso con Kelechevic, fallo in attacco, la decisione di La Monica, si è protetto Kelechevic prima di ricevere il pallone, proteste di Sacripanti, bisognerebbe rivedere da dietro quello che è successo perché da davanti ovviamente non c'erano le braccia, eccola qui, questo
è il movimento di Kelechevich che ha indotto la monica a fischiare. Da un punto di vista tecnico ci sta, non possiamo ovviamente dirvi nulla sull'intensità e sul peso di quel contatto. Kelechevich ci mette una mano, poi ci mette un'altra deviazione, la palla arriva comunque a Smodic che spara da tre, gli esce il rimbalzo per Kaukenas. 3 minuti abbondanti e la Vertical Vision ha nelle mani la palla del pareggio o del sorpasso con una giocata da 3 punti. Kaukenas in palleggio sul blocco di Kelechevich, che continua ovviamente ad avere fiducia rispetto a Miralles. Ecco la sua ricezione, attacca il recupero di Smodic, tira e sbaglia, vola Storuk, tiene vivo per lo stesso Kelechevich che segna pari 69. Mamma mia, meno dei 3 minuti, parità 69, che partita! Due alto la chiamata da parte di Vujanić, c'è il gioco base per la Fortitudo, attacca Mancinelli, vola, sbaglia, segue il rimbalzo, va su forte, segna col fallo, leggendaria prova di Mancinelli. Grandissimo Mancio, veramente ha detto noi non perdiamo questa partita, ci penso io, entrata, non va, rimbalzo strappato, fallo, canestro e anche un tiro libero. Pazzesca giocata davanti a Michel Morandet, uno con due gambe straordinarie. Ranci che va a abbracciare come dopo un gol decisivo segnato Mancinelli, poi va in panchina assieme a Smodic. Interessante mossa di Repescia, fuori Ranci che Smodic, dentro Lorbeck e Ruben Douglas. Well, io non avrei fatto questa mossa qui, Flavio, ti voglio dire io. E invece Morandet in panchina, questa è una mossa ottima. Infatti adesso attenzione, perché Sean Rogers, uomo degli ultimi minuti, in campo. Mancinelli segna il tiro libero supplementare dopo aver fatto tremare i suoi tifosi. 11 per lui, 3 di vantaggio per la prima mia, ultimi 2 e mezzo. Palleggio di Sean Rogers, uscita per Blizzard, mette a posto i piedi, un tiro pulito, non lo sbaglia, è il suo tiro, Brad Blizzard. Pazzesco Blizzard, che non ha fatto niente fino a questo quarto, e Sacripanti lascia Kelechevich in campo, la squadra con lui rende, ma sempre lì l'arma segreta, Brady Miralles. 3 su 4 da 3 per il quinto miglior tiratore da 3 del campionato, da 3 anche Mancinelli. Se non è classe questa, non esiste la classe. E lui non ha un grande tiro da 3, ma lui ha un grande testa, che è diverso. 14 pesantissimi di Mancinelli, esce Blizzard, vuole lavorare sull'adeguamento della difesa, cerca Storuk senza trovarlo, non c'è deviazione della prima mio, palla Fortitudo. Palla Fortitudo veramente qui, e vediamo qui Mancio piazzare questa bomba come niente fosse, come non ci fosse pressione, invece c'è, era parità la partita. E avete visto Pozzecco che genuinamente, come un qualsiasi spettatore, si entusiasma. Vujanić cerca di azzannare la gara alla giugulare, non trova il canestro, Kaukenas lo evita molto bene, riparte in contropiede, trova Storuk che scarica splendidamente per Kelechevich. Storuk come un esterno, meglio di un esterno. Bellissimo, ha preso la palla in piena corsa e l'ha consegnata Kelechevich con un bel canestro. Meno uno Cantù, più uno Fortitudo. Palleggio Vujanić, il solito incrocio, il solito gioco due alto, poi il blocco di Lorbeck per Basile, l'uscita di Basile, resiste Kaukenas, dentro per Lorbeck che attacca Kelechevich, aiuto di Storuk, Lorbeck va forte a canestro sulla difesa, questa volta non da ultimo minuto di gara in equilibrio, di sinistra Kelechevich, già dall'altra parte la Vertical Vision, un possesso di distanza, Blizzard col tiro da tre, lo deve prendere, lo prende e lo mette, la bomba ancora di Brad Blizzard. La Brad Blizzard micidiale in questa fase della partita, tira da 3 e siamo pari 77, ultimi minuti, area di tempo supplementare. Flavio, che fantastico finale, palleggio per Basile, scarico per Douglas, c'è il blocco di Lorbeck, Mancinelli per Basile, attacca Kaukenas che questa volta si mette troppo sotto a Gianluca Basile, fallo e la decisione di Sabetta. Kaukenas con posizione onesta, ma ha troppo cercato lo sfondamento secondo me rispetto al momento della partita. E attenzione, perché questo è un evento ovviamente di un certo peso, quinto fallo per Rimantas Kaukenas. Rimantas Kaukenas, quinto fallo, deve uscire, chi metterà in campo? Phil Jones, assolutamente Phil Jones. Mi sorprende non vedere Miralles, perché qualcuno deve tenere Lorbeck in difesa. Kaukenas esce, è una grande partita, grandissima partita. Phil Jones però non è meno di Kaukenas come tiratore.
Gran partita veramente, Rimantas Kaukenas con il quinto fallo. Andiamo a rivedere, vedete Kaukenas che si sposta, questo è un fallo di Kaukenas, ma al di là di fallo o non fallo, secondo me proprio Rimantas non doveva cercare lo sfondamento, bensì solo la posizione. E Basile, un signore che in Eurolega ha 25 su 25 ai liberi, sbaglia il primo tiro libero. Adesso questo pesa per un tiratore in carriera da 75%, ma la palla nelle mani di Basile pesa la metà. 1 su 2 per il Baso, ultimi 40 secondi in arrivo, un solo punto di vantaggio per la prima mio, il palleggio per Shota Rogers, l'uscita per Phil Jones e l'eroe della gara di andata, blocco di Storuk, uscita per Blizzard, Jones con un'idea dei tempi rivedibile, Blizzard deve forzare dal palleggio, gli esce il rimbalzo lungo a favorire per un attimo addirittura Shota Rogers, che è lì per terra a lottare per una palla che però è preda di Vujanic. Parte Basile, Basile per Mancinelli che va forte a canestro, trova il fallo di Storuk, cronometro fermo a 14,98 centesimi dal termine, non è per nulla finito. No, grandissima, grandissimi tuffi in campo da parte di tutti, Mancinelli salva e poi vedremo qualcosa qui, che lui corre veramente come una seita qui. E Storuk fa un fallo ovviamente onesto per mandare in lunetta il giocatore avversario, decisamente deficitario l'ultimo attacco della Vertical Vision a metà campo. Esattamente, proprio potevano lavorare molto meglio, ma bisogna dire che Phil Jones è un tiratore come Kaukenes, ma non ha il palleggio del suo tiro di Kaukenes, e forse ci serve Morandei per lui in questo caso qua. Vertical Vision che è andata a un tiro molto molto complesso con Brett Blizzard, la chiave di questo è stata l'uscita dal blocco di un giocatore freddo e non in partita mentalmente e fisicamente come Phil Jones. Andiamo a rivedere con l'aiuto della nostra lavagna, guardate Jones pressato, qui stanno arrivando i blocchi per l'uscita di Blizzard, quello che succede è che Jones si fida poco, Basile difende molto molto bene, questo passaggio ci sarebbe, non arriva nei tempi, e quando si perde una chance del genere poi arriva un brutto passaggio, Blizzard che deve forzare e poi tutto quello che ne è seguito. D'altronde la questione falli è poco controllabile dagli allenatori. Esatto, comunque il Brad Blizzard con quel tiro lì faceva paura a tutti, perché lui è micidiale. Due tiri liberi che pesano, ormai se fa zero è importante, fa uno è importante, se fa tutti e due è importante, perché decide tutto quello che farà Cantù dopo. Segna il primo, sentiamo Pietro Colnago. Per Epes ci sono due canestri, si difende lungo, si fa fallo dopo 6-7 secondi. Se ne segna uno solo, neanche uno, si difende forte senza fare fallo. Il primo lo ha già segnato, è il quindicesimo punto, può arrivare il sedicesimo e arriva a tre lunghezze di vantaggio. Fuori Mancinelli, dentro Douglas, eccellente idea di Repescia per non far partire subito l'attacco avversario. Adesso può schierare la sua difesa che, come ha detto Pietro Colnago, prevede l'idea di un fallo dopo qualche secondo per non dare il tiro da tre agli avversari. Rogers viene infatti fermato fallosamente da parte di Miloš Vujanić, bonus per la Vertical Vision. Mia idea, questo è un fallo abbastanza pericoloso per la difesa a 12 secondi e 36 centesimi dal termine. In una gara del genere 12 secondi e 36 centesimi sono una vita, poi i conti si fanno alla fine. Io anche metterei Miralles per il tap in qui se è necessario, però Pino non lo mette. Comunque Rogers anche doveva scaricare la palla prima per non subire il fallo e dover battere due liberi. 84% in Italia e 88% in Ulev Cup. Rogers dà ragione a Repescia, che infatti sorride sbagliando il primo tiro libero. Adesso vediamo se tira per segnare il secondo, è quello che succede, ma adesso è molto più difficile per la Vertical Vision. Rimessa per Smodic, la palla nelle mani di Basile, il fallo viene credo speso, anche se viene fischiato poi in ritardo quello di Storuk. 9 secondi, 65 centesimi al termine, adesso sì che un 2 su 2 di Basile sostanzialmente chiude il discorso. Chiude il discorso, Stonerk ha 5 falli, rientra Miralles un po' troppo tardi, 10 secondi dalla fine. Basile in questa situazione è un giocatore con grande cuore e grande esperienza. Basile in precedenza 1 su 2 ai liberi su una situazione di parità, segna il primo, prima quello più difficile era il primo, adesso quello più difficile è il secondo, perché come detto sostanzialmente chiude il discorso. A seguire Pozzecco e tutto lo staff della Clima Mio dalla panchina, il secondo tiro libero del capitano, non trema la sua mano. Basile molto più importante di quello che dicano i 7 punti finali, il palleggio per Blizzard che deve tirare velocemente, sceglie la strada
del tiro da due, non serve a moltissimo, è anche sbagliato il rimbalzo, è di Douglas, c'è il fallo di Phil Jones che allunga solo la situazione. In overtime la vittoria per Cantù all'andata e invece in volata il finale. Adesso vedete Repesce e Sacripanti che si affannano a parlare di doppio confronto. Risultato della gara di andata 8-3-7-7, adesso siamo 8-2-7-8. Ovviamente il discorso è che se si può si vuole cercare di mantenere il doppio confronto in casa Sacripanti e se si può ribaltarlo o perlomeno eguagliarlo in casa Repesce. Esattamente, non perdono un colpo di due allenatori perché hanno la matematica in testa, lo sanno tutti, quindi anche Bruno Arrigoni inquadrato qui dalla nostra telecamera, general manager della squadra di Cantù, dice non dimenticate questo, abbiamo fatto molta fatica a Cantù in supplementare, non buttiamo via non solamente la partita ma anche il vantaggio del doppio confronto. Scusate, ho detto io un'inesattezza, 8-4-7-7, non 8-3-7-7 il risultato della gara di andata, quindi adesso siamo con una differenza di 4 punti, quello che vuole fare la Vertical Vision e non concedere una situazione in cui sia possibile mettere assieme 3 punti. Mi piacerebbe entrare nella testa del giocatore americano come Ruben Douglas, anche se è un americano con tanto sangue latino nelle vene, fare questi calcoli a un secondo e 45 centesimi dal termine, doppio confronto, tutte cose che non sono proprio nella loro mentalità. No, assolutamente, infatti quando io sono venuto qui avevo due NCL, però doppio confronto è quello che conta, lo sappiamo. E addirittura Sacripanti ha chiaramente l'idea di prendere il rimbalzo con Gay. Sentiamo Pietro Colnago. Segnano il primo e sbagliano il secondo per il rimbalzo offensivo da Mancinelli che parte da distante. Attenzione però perché c'è Gay per tagliarlo fuori, proprio attendendosi questo Sacripanti ha messo la sua miglior squadra dei rimbalzisti con Gay, Miraglia e Sekelecevic contemporaneamente in campo, parte Mancinelli, non trova la palla, la trova Kelecevic, è sconfitta per la Vertical Vision ma mantiene il doppio confronto, 8-4-7-7 l'andata, 8-3-7-8 il ritorno, ormai queste due squadre sono garanzie di spettacolo e di equilibrio. Esattamente, e sono tornati in salute improvvisamente fortitudo dopo due mesi di fisica, Cantù dopo due settimane difficili sono tornate a giocare un basket non solamente brillante, tecnico, tutto veloce eccetera, un piacere a vedere la gente giocare così.